Accanto a me il consigliere Passanante, oggi si è aperta subito polemica riguardo la sua compatibilità o incompatibilità al ruolo di consigliere comunale. Come rispondere a queste provocazioni, anche polemiche? Ho risposto già in consiglio comunale, intanto saluto i vostri telespettatori e diciamo che non sono delle pure calunnie quelle che stanno dicendo in consiglio comunale alcuni consiglieri dell'opposizione. E tra l'altro la cosa ancora più grave è che diciamo queste polemiche sono state proprio aperte nei miei confronti dalla stessa lista dove io ero candidato, e questo diciamo che mi lascia tanta amarezza. Io sono stato eletto con 320 voti, sono uno dei primi degli eletti della lista Campobello Bene Comune. Oggi ho fatto una mia dichiarazione in consiglio comunale dicendo che sono un consigliere indipendente e tra l'altro mi dissocio da quello che è ormai il progetto Gianvito Greco, mi dissocio da quello che è il progetto Campobello Bene Comune, e quindi non è questo il modo di fare politica o di strumentalizzare il consiglio comunale. Io nella mia vita faccio la professione di avvocato e lo faccio, penso, bene, e quindi vorrei fare anche bene il consigliere comunale, perché voglio dare il mio apporto umano e professionale alla mia città. Io voglio bene i miei cittadini, perché io sono nato a Campobello, vivo a Campobello di Mazara, e quindi mi sto prodigando per portare avanti le mie iniziative e sollecitare anche, laddove è necessario, il sindaco o la giunta per dei programmi a breve o a lungo termine che possano migliorare la nostra Campobello. E quindi sto facendo il mio lavoro, quello per cui sono stato votato dai cittadini, non sto facendo null'altro. Lei si è dichiarato indipendente dopo la rottura quindi con il gruppo facente capo appunto a Gianvito Greco. C'è la possibilità quindi di una sua di un suo avvicinamento quindi all'amministrazione Castiglione, oppure no? Non si tratta di un avvicinamento, qui si tratta di poter votare tutte quelle delibere che vengono portate in consiglio comunale per il bene del paese. Allora da parte mia saranno sicuramente approvate. Nel caso in cui la giunta o il sindaco portano delle delibere consigliari che sono contrari, ma questo ritengo che non lo facciano, io voterò contrario, io voterò solo ed esclusivamente per il bene comune di questo paese.